Malvezzi Quotidiani. L'economia umanistica spiegata bene. Oggi vi voglio spiegare meglio le tre tipologie di banchieri, perché il banchiere come oggi lo conosciamo è l'evoluzione di una di queste tre tipologie storiche. Qual è l'origine della banca moderna? L'ho già raccontata in altri video, ma voglio ritornare su questa triade di tipologie di banchieri storici, che è una triade medievale. Vi raccontavo in una precedente puntata che la città italiana che ha fatto nascere per prima la forma del banchiere moderno è la cittadina di Asti, oggi in Piemonte, all'epoca in Lombardia. Tanto è vero che le città che la seguono, Piacenza, Cremona, Milano, Chieri, erano tutte sotto la regione del Ducato di Milano, e i Lombardi, come venivano chiamati allora, erano i banchieri per antonomasia, al punto che se voi andate a Londra trovate Lombard Street, che è la via dei banchieri, ma se andate ad Avignone trovate Rue de Lombardie, se andate a Parigi trovate Rue de Lombard. Cioè l'origine Lombardia è ancora nelle capitali che all'epoca erano fondamentali. Avignone, ricordatevi, per il papato, ma ovviamente anche Parigi e Londra, che poi diventeranno delle metropoli come oggi le conosciamo, grazie anche all'evoluzione della banca. Quindi questa origine è un'origine lombarda, non è un'origine anglosassone. Quali tipi di banchieri noi conosciamo? Ce n'erano tre tipi. Il più antico erano certamente gli usurai, ma gli usurai erano quelli più disprezzati dal popolo, al punto che i cattolici, con una buona dose di ipocrisia, fanno in modo che siano gli ebrei ad occuparsi di questo, per una ragione legata alle due tipologie di religioni, che ho già raccontato in altri video, quindi se volete andare a vedere quella storia del perché gli ebrei occupano il campo, diciamo, dell'usura, perché anticamente usura voleva dire interesse, beh, c'è tutta una lunga storia che ha a che fare con la religione. Questa era l'origine storica. Ma la banca come la conosciamo non nasce dall'evoluzione dell'usura, come pensano gli ignoranti che continuano a scrivere queste cose su internet. Al contrario, nasce dalla seconda tipologia. La seconda tipologia è quella del cambio. Nel cambio i banchieri finanziavano altri tipi di commercianti, cioè finanziavano il commercio, ma soprattutto era un cambiamento legato al cambio delle monete. La terza tipologia invece di banchiere è fondamentalmente un banchiere nobile. Quel tipo di banchiere nobile finanziava prevalentemente due soggetti, il Papa e i vari governanti che dovevano farsi le guerre, e molto spesso il bancarius di quel tipo era imparentato col Papa oppure era imparentato coi re. Quindi noi dobbiamo studiare l'economia per avere una visione di economia umanistica incentrata sull'uomo. L'origine del banchiere moderno non è legata all'usura, ma è legata invece al cambio delle monete, cioè la seconda tipologia di banchiere che vi ho raccontato. Buona economia umanistica. Malvezzi Quotidiani. L'economia umanistica spiegata bene.